Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo try and haul. Mamma mia, raga, era da tantissimo tempo che non facevo un video del genere. Allora, direi di iniziare. Sono stata al centro commerciale, era veramente da tanto tempo, raga, che non facevo shopping proprio fisicamente. E infatti non dico che mi sono sbizzarrita, ma quasi. Ok, il primo negozio in cui sono stata è stato proprio di Zenith, che ho alcune cose nelle altre buste, ma vabbè. Ho acquistato un costume che ovviamente non vi farò vedere indossato, poi forse mi farò qualche foto e ve la posterò nelle Instagram Stories, ma vedremo, perché sapete che io su questo campo, sì, ma su queste sotto, aspettate, vado il pezzo di sotto perché sapete un po' che io in questo campo sono un po' restia, non mi piace tanto mostrarmi su questo altro aspetto, ecco, e vi posso dire che per me questo è stato, può sembrare strano, il mio secondo costume. Non acquistavo un costume, il mio primo costume è stato sempre di Zenith, penso, avevo l'età di 12 anni, 11 anni, quindi questo è il mio secondo costume della mia vita, ovviamente tralasciando quando ero piccola che me li comprava mamma, e poi vabbè, ti stava tutto bene. Poi uno cresce, i pallini mentali, cose, quindi vabbè, raga, questo è stato il mio secondo costume in tutta la mia vita. E ho preso, diciamo, un costume abbastanza bello, proprio bello, bello, bello. Ho preso, diciamo, alla fine un triangolo, sì, io. Eccolo qua. Io ho un po' paura per quanto riguarda questi, diciamo, gancetti. Quindi speriamo di non bruciarmi, ustionarmi. Sicuramente mi farò il segno, però vabbè. Io mi trovo veramente bene con i costumi di The Zenith, anche se è il secondo, però mi trovo veramente molto, molto, molto bene. Poi, cioè, raga, pensate che ho uno di quando avevo 12 anni, penso che mi vada ancora bene perché era abbastanza grande. Cioè, raga, pensate, adesso ne ho quasi 20, quindi fatevi un po' il conto, 8 anni fa, e raga, è perfetto quel costume, è veramente perfetto. Ok, comunque, è fatto così, quindi a triangolo, bello, 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 con queste, diciamo, queste costine. No, è bello proprio, raga, eccolo qua, non so come si vedrà. Comunque, ho preso una terza e l'ho pagato 14,99 euro. Avevo due buoni da spendere, quindi mi sono letteralmente sbizzarrita. E per quanto riguarda la mutandina, io preferisco i costumi, diciamo, a vita alta. Non mi piacciono quei costumi striminziti, non lo so, anche perché penso che non mi valorizzano tanto e quindi ho sempre bisogno di cercare un costume uguale all'intimo, ecco. E quindi per me è per forza a vita alta, ma perché proprio il mio gusto personale, ecco. E ho preso questo costume che, devo dire la verità, non arriva proprio all'ombelico, però leggermente un po' più sotto, però rispetto a tutti gli altri che sono super striminziti e super a vita bassa, questo qui era, diciamo, uno. C'erano anche altri molto più alti di vita, erano tipo quelli da laminati che ho visto uscire la colazione nera, rosa cipria e celestino. Comunque vabbè, io dovevo fare il completo e quindi ho preso questo qui, sembra un po' un mutandone, però è bello. Sempre solito discorso qui, tutto traforato, bucherellato, con la trama a costine. E questo qui ho preso una L, infatti la L è perfetta, sono un po' grossa sotto, quindi era per forza 12,99 euro. Quindi non vedo l'ora di indossarlo e forse ve lo farò vedere su Instagram, però è tutto un punto interrogativo. Poi, essendo che avevo anche un altro buono, cioè nella busta di Stradivarius, ho voluto fare un bellissimo completo. Ho preso questo jeans da The Zenith, veramente bello, bello, bello. C'era anche un altro modello, poi capirete perché quando vedete il top, per chi è andato, perché ha gironzolato su Stradivarius, c'era un pantalone abbastanza, diciamo, morbido, fresco, verde, che era alto in vita, e poi teneva la stessa maglietta come ho preso di questo completo, sempre con il verde, tipo una trama, diciamo, tipo animaliera, ecco, ma non era proprio animaliera, però era verde, bianco e nero, veramente era bellissimo, però non l'ho preso. Ho preso questo jeans, così, diciamo, è un jeans, è effetto jeans, però è tipo, come, è un modello molto elastico, ecco, io mi inceppo sempre quando mi devo fare le descrizioni. Comunque, ho preso una taglia S, avevo preso entrambe le taglie S e M,
Lei mi mandava larghissima in vita, ho detto no, e quindi ho preso una S, anche perché questo qua è un tessuto che poi, essendo che non è proprio jeans jeans, tende comunque poi a cedere, quindi ho voluto prendere la S, infatti è bello grande. No, raga, ma c'è un buco in V, c'è un buco. No, no. Oh, ma la gioco a corto, cioè vabbè raga, non un buco, che è zero anche, cioè è giusto qua. Non si vedrà, tipo un filo, vabbè, devo mettere il filo dentro, vabbè, comunque, dopo ve lo faccio vedere pure indossato, è fatto così, veramente molto bello, molto fresco, perché ovviamente non è un jeans pesante, presenta le due tasche laterali, le due tasche dietro, ha doppio bottone, perché vedete, ha il bottone classico qui che si chiude, però ce n'è anche un altro all'interno, e poi c'ha anche la zippo, quindi veramente fatto bene, ma poi dopo lo vedrete indossato. E poi ho preso questo qui, però essendo che non ho un seno molto grande, tende un po' a cadere la stallina, infatti devo farlo stringere. Anche di questo avevo preso una M, ma raga, larghissima, le spalline mi cadevano letteralmente, quindi ho detto vabbè, prendo una S, anche perché lo sapete, non so se c'era l'XS, però la XS tipo ad esempio le spalline andavano bene, però mi stringeva tutto sicuramente, quindi ho preso una S che era una via di mezzo, aspettate, e quindi appena l'ho visto ho detto no, io lo devo prendere, che devo fare il completo con il pantalone, è veramente bello bello bello, super fresco, bello, come questo fatto, questo arriccio sopra sotto. Bello, infatti mi farò stringere un po' le spalline, le farò mettere dentro e stanno a posto. Eccolo qui, ho pagato il top, ho preso taglia S e l'ho pagato 12,99 euro, quindi diciamo raga, 35 euro ho fatto un bel completo. Da Stradivarius e Stradivarius ve lo dico proprio così perché poi ve lo faccio direttamente vedere indossato. Infatti ho staccato solo il cartellino perché essendo che domenica vabbè mo raga siamo tutti pieni, diciamo battesimi, comunioni, tutti questi bellissimi ricevimenti, sono andata principalmente, ero andata per trovare qualcosa di carino da mettermi. Ho detto vabbè, se non lo trovo un piano B ce l'ho sempre, ho sempre qualcosa da mettermi, lo troverò sempre. Quando sono andata ho fatto tutto il giro dei negozi, infatti Stradivarius è stato l'ultimo negozio, però visto che è sbrigativo ve lo dico, e poi dopo vi faccio vedere tutte le altre cose che ho acquistato da Alcott. Mia sorella Gino, insomma, ha detto Giulia guarda qua, abbiamo trovato una tuta. Ve la mostro direttamente indosso, guarda qua. C'erano tutte e due. C'era questo colore che ho acquistato io, che è marroncino, e poi nera. Sinceramente, nero l'ho completamente aborrito, il fatto che faccio una tuta nera, anche se sono diverse. Avevo un po' paura per quanto riguarda la scollatura, invece no, abbastanza delicata, bella veramente, raga, è una bella tuta. E ho preso una taglia L, c'era la S e la L, vabbè, mi sono buttata direttamente sulla L, ma raga, non era proprio una L, 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 perché sinceramente la vedevo più come una M. Comunque ho preso la L e l'ho pagata 19,99 euro per una tuta del genere, raga, che domenica spaccherò di brutto. Poi ve la farò vedere anche indossata benissimo anche su Instagram, quindi raga seguitemi, mi raccomando. Infatti perché raga mi devo fare un bel book fotografico con quella tuta, perché è veramente bella bella bella. Andando avanti, sono stata da Alcott. Eravamo già partite io e mia sorella. Mi raccomando, vediamo di trovare qualche camicetta. Anche perché io o in estate, a volte ci stanno quelle serate un po' più fresche, oppure si va al mare. Ci sono un po' quelle serate in cui fa freschetto, però il giubbino di jeans è pesante. Quello di pelle non te lo dico proprio. Ci vuole sempre qualcosa di fresco, però
che ti faccia stare bene, quindi aveva fatto una scorta esagerata di camicie, anche perché da Alcott c'era la promozione che acquistando 3 articoli, anche se uno di questi articoli fosse stato scontato, c'era un ulteriore sconto, quindi il terzo articolo, il meno caro, lo pagavi al 50%. E quindi abbiamo fatto una scorta di camicie. Scusatemi se non sono stirate, lavate, sistemate, ma veramente ragazzi sono tipo da sabato tutte buttate senza un verso in questa busta. Abbiamo preso una camicia perché poi, raga, abbiamo fatto mia sorella, visto che servono entrambe, prendiamocele. La S a me non entrava, la M non entrava e quindi poveretta anche lei si è dovuta accontentare della L. Però lei, diciamo che a me non stava bene di spalle la M, a lei andava un po' stretta di seno, ho detto allora facciamo una cosa, prendiamoci la L così a me di spalle sta bene, a te col seno sta bene, almeno ci abbiamo apparato. E quindi ho preso questa camicetta bianca che poi alla fine, queste qui se non sbaglio da 12,99 € erano già scontate a 7,99 € in più lo sconto, comunque veramente abbiamo pagato per tutto questo 59 euro, quindi buonissimo. Comunque vi faccio vedere. Ho preso una camicia bianca che abbastanza, diciamo, ti fa quell'effetto un po' più corto avanti e un po' più lungo dietro, però moderato. Io queste qua le ho pensate principalmente sia così sopra, a volte ti metti un vestitino un po' più corto, oppure una cosetta, diciamo, semplice, oppure vuoi legartela in vita, oppure te la metti, ti abbottoni i primi 5-6 bottoni e poi ti fai un bel nodo in vita. Fanno veramente una bella figura e ti fanno l'outfit. Comunque, l'abbiamo presa bianca, semplice, veramente molto fresca come camicia. Davanti, tanto poi ve le faccio vedere indossate. Poi questa non è una camicia, però l'abbiamo presa. Aspettate, raga, non sta a rovescio. Abbiamo preso questo body che tra l'altro l'ho fatto misurare a lei, però lei stava bene, ho detto vabbè, a me sicuramente anche a me entrerà. Comunque questo body color pastello, azzurrino pastello, sapete che è il mio colore della vita. E quindi qui c'ha tutti questi volant così, e sotto c'ha anche le ciappette, fortunatamente, perché a volte ci sono quei body un po'. Allora, ho preso una M e pagato 8,99 €. Ovviamente sempre qui c'è da fare tutti i sconti, però già vi ho detto quanto abbiamo pagato. Poi ho preso, cioè raga, questa camicia, questa è molto più corta, vi dico già che taglia abbiamo preso, una S di questa qui pagata 12,99 €. Aspettate, sta a rovescio, ovviamente come sempre, diciamo è proprio un bel verdone, belle raga, sono proprio fresche, è a mezze maniche con i bottoni, ma queste rendono di più indossate, poi c'è anche il taschino. Bella, veramente molto molto bella. Vado veloce perché è inutile soffermarmi quando poi già non si capisce. Poi, uguale alla camicia bianca, l'abbiamo presa anche nera. Sono proprio belle, ragazzi, sono proprio fresche. Fresche, 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 sempre una L, vedete qua, c'era proprio scontata uguale alla bianca che era 7,99 €. Nera uguale a quella lì. Vado veloce perché solito discorso. E
poi la camicetta della vita è arrivata. Sto dall'anno scorso dicendo perché. L'anno scorso, non so se ve la ricordate, ma l'avete vista spesso nei miei video assaggi, mukbang, eccetera. Io ho una camicetta di H&M bianca e rosa. Raga, se non sbaglio, io la vidi anche quando acquistai quella camicetta, anche in azzurrino. Però non la presi, mi rimase qua. Perché pure recentemente feci un outfit con il jeans, disse, mamma mia, quella camicetta. E raga, l'ho trovata, diciamo, una simile, bella, fatta, diciamo, a queste strisce un po' un mix con il blu scuro, la striscia piccolina in blu scuro, bianca, la striscia grande in azzurrino, e l'ho voluta prendere. Eccola qui. Questa invece veste, diciamo, uguale alle altre, però le altre sono un modello un po' più lungo, questo qua è un modello un po' più corto, sempre una L, questa qui prezzava 15,95€, ma raga, è bellissima. Poi non so se non riuscite a trovarle sul sito e se ho ancora i codici, me lo iscrivete, non lo so, oppure se la riesco a trovare io dopo, perché voi tra poco lo vedrete anche questo video, vi lascio proprio il link giù nell'info box, facciamo prima. Bella, veramente bella, è un colore bellissimo. Questa l'ho pensata anche con una gonna aderente a vita alta, questa in vita legata a nudo, mamma mia, bella, non legata in vita, cioè nel senso il nudino, vabbè, se capite, no? Quella là. E poi ultimo colore, che sarebbe uguale alla verde, però questo giallo canarino, uguale alla verde, tutta stropicciata, ma non ci fate caso, raga, giusto per farvele poi vedere indossate. Eccola qui, bella, mamma mia, bella, gialla. Abbiamo preso una S12,95, sì, S12,99. E c'hanno pure i bottoni, perché ragazzi, uno se ne scappa, ce ne vedo. Ok, questo è stato il mio shopping. Spero che vi sia piaciuto. Non ho acquistato tantissimo, però qualcosina l'ho acquistata. Era giusto anche per passare comunque a darvi un saluto. E non so se qua anche a voi interessa, state cercando delle camicie, perché... perché no? Quindi ragazzi, io vado a fare, oggi non riesco a parlare, e quindi niente, io vado ad indossare tutto e noi ci vediamo tra pochissimo su YouTube, ovviamente con questo video. Ciao!